Siamo a un passo dalla chiusura totale. Benjamin Netanyahu esordisce così al Consiglio dei Ministri riunito per decidere le nuove restrizioni antipandemia. Sono più di 1000 al giorno i nuovi contagi in Israele, dove alla fine di maggio il coronavirus sembrava sconfitto. La troppo repentina riapertura del paese, a partire dalle scuole, ha dimostrato che non era così. A preoccupare soprattutto il personale sanitario è l'aumento dei casi più gravi. Qui siamo nel principale ospedale di Nazareth, dove sono stati riallestiti i triage e i reparti Covid. Nella prima ondata il virus era arrivato dall'estero, dai turisti europei, cinesi e americani, spiega il vice direttore generale. Sono state contagiate solo quelle poche persone che erano entrate in contatto con loro. Ora invece il virus è arrivato dentro le nostre case. Ci sono tante persone asintomatiche che vanno in giro a fare la spesa, nei ristoranti, nelle feste di matrimonio. Il virus è più nascosto. Siamo preoccupati perché non sappiamo chi ha infettato chi. Ogni giorno abbiamo nuovi casi in tante località diverse. Non ci sono veri e propri focolai e questo rende tutto più difficile. Speriamo che il sistema sanitario regga. Da domani si richiudono bar, palestre, cinema e teatri, aboliti i campi estivi, non più di 19 partecipanti a funzioni religiose al chiuso. I ristoranti rimangono aperti, ma con un numero illimitato di avventori. La pandemia riprende vigore anche nei territori palestinesi, dove il premier chiede a Israele di chiudere i valichi. Solo il 20% dei nuovi contagi arriva però dai lavoratori impiegati al di là del muro. Tutti gli altri positivi hanno contratto la malattia ad un funerale o a una affollata festa di matrimonio, senza mascherine e distanziamento sociale.